È una domenica di maggio, siamo alla palestra di roccia di Avigliana, ex cava Bertonasso. La palestra è un anfiteatro, la faccio vedere, alta tra i 10 e i 18 metri. Le linee a sinistra sono quelle più facili, mentre centralmente ci sono linee fino al 7 a più di placca, un tettino verticale. Ed è una palestra non dedicata incredibilmente ai principianti, tranne per le linee di sinistra, perché anche la spittatura nelle altre è normale, non è particolarmente ravvicinata. Le soste sono state tutte ben attrezzate, la palestra ogni tanto è soggetta a dei periodi di chiusura. Sono qua con la Sara e la Luz. E non so se riuscirò ad arrampicare perché sta un po' piovendo, vedremo. Questa è la cava Bertonasso, palestra di roccia di Avigliana, che è situata nelle vicinanze del centro e ha un comodo parcheggio. Dalla stazione giri a sinistra, poi vai sempre dritto, ma le indicazioni sono molto chiare. La fontana che c'è alla cava non è agibile, quindi bisogna portarsi l'acqua. Il periodo più indicato è l'inverno, non l'estate, perché questa palestra prende sole da ogni angolo ed è comunque esposta a sud-sud-ovest. E così hanno cominciato lui e suo fratello. E noi genitori viviamo lì, per andare a trovarli. E vediamo dal sesto piano di questa casa in montagna, no? Che è Pracatinà e su Sì, per il sesto. Pracatinà. Da quel tetto di quella specie di gabbia. Vediamo loro che scendono. Ci è preso mezzo accidente. E lì hanno cominciato. E io ho fatto il corso con lui perché lui non era maggiorenne Ecco, sì. e quindi però mi sono divertito, nel senso che io sono Sì. andato, però poi lui vabbè, riprendere con gli amici, poi però in realtà ha mollato, poi in realtà adesso va di nuovo. Però era già piccolino, cioè piccolino, avrà avuto 16 anni, non so. Beh, insomma, quell'età lì Quei giorni lì e inizia. comunque Per dicevano che riporta andava fuori. bene. Sì. Dicevano che saliva bene perché effettivamente faceva dei gradi difficili per essere un Sì, il nanetto. discorso è che delle volte si hanno delle doti naturali. Sì, però poi ha avuto dopo, quando è cresciuto, in realtà poi non più ha fatto. Adesso sta ricominciando Andare. ad Ma andare. noi, i Però prima nostri, lui gli cioè, nostri faceva delle figli. cose che. Perché vede che non aveva anche meno paura, ma forse più Sì. paura, può essere, ma ci sta. Ma io, i nostri figli facevano d'inverno andavano a sciare. Ed estate facevano questo. Ma poi facevano anche altri sport, non è che non si sono fatti mancare niente. Ah, vediamo un po'. Ah, riprende. Ah sì. Quando le prende d'angolo così, perché è bravo, è vero. È proprio, sei bravo, sai? Guarda un po' che roba. Guarda. Ma lui riprende anche tanto nelle palestre. Porca troia. Bravo, Sì, lei ha cominciato a fare palestra con gli amici. Ma sono palestre speciali solo per arrampicata, non sono Sì, palestre normali. palestre che ci sono le pareti, no? Sì. Le sali, sì. Ma se lo guardi sul suo canale lo vedi. Vedi come sono strutturate. Poi si può, fanno i bambini piccoli anche, perché essendo che non si fanno male, perché c'è tutto imbottito, ma i bambini fanno anche quella cosa lì, che poi per loro è più divertente. Grazie.
Dunque, bravo. Come mio nipote. Mio nipote l'ha fatto poche volte, ma ha una dote proprio naturale per fare con lui. Ora che adesso si è rimesso, perché detto, è tutto proprio. Vedete che se mo continua così diventa più bravo. Perché era piccolino, 16, cioè piccolino, era sì, grande, era. Però è mizzica. Infatti il maestro diceva, il maestro quando abbiamo fatto il corso, ha detto, cavolo, tutti facevamo delle cose, lui ne faceva talmente altre. Certo. Anzi, lui faceva già, saliva da primo, mentre noi ancora da secondo. tipo io mai da primo, certo. Mai fatto il corso da primo, da secondo. Vabbè, però io lo faccio lui. Cioè, sì, vabbè, un conto accompagnare. Io accompagno. Non frega niente. Mi diverto, ti prendo in giro, ti faccio vedere io come si fa. Però poi loro, sì, mi facci vedere, mi tirano. Poi vedi, passa la giornata, cioè vado a vedere. Il fratello è ancora più spericolato di lui. Ah, sì? Però il fratello non ha voglia, lui la mattina va a correre, fa più sportivo. Poi se ne va in palestra, il fratello invece... E cosa fa? Atletica? No, correre così, per i fatti suoi. Cioè, lui è più sportivo. Sì. Il fratello sì, invece sì. è più... Come si dice? Più ludico, più per i giochi, per fare se la serata, uscire con gli amici. Carattere diverso. Ma gli amici è bello, però te li fai anche tanto nello sport. E che poi ti rimane comunque, perché lo sport ti dà di più che non il capire quanto puoi fare, quando puoi dire no, senza offenderti. E allora ho fatto judo fino ad arrivare ai campionati italiani, poi ci sono fatti male, perché purtroppo c'è anche quello che si fanno male. Sì. Ho fatto judo tantissimi anni e poi ho fatto nuoto e anche una cosa subacquea di recupero, così. E poi è saltato fuori questo che non esisteva. Allora un po' anche per essere annoiati del resto. Iniziamo a far casino, la sequenza di Bonacci, 2-1-9-3-3. Bonindo, 6A, con il pezzo di roccia cadente, io l'avrei chiamata la spada di Damocle. Neanche se mi pagano. Fatta che più, aveva fatto la numero 8. Allora buon proseguimento. 6A. Grazie. Complimenti. Complimenti anche a lei, che sembra proprio un ragazzino. Sì. Sembra. Lo so. Mi tengo magari mi chiede di salire, salgo, ma salgo da secondo, ma ci provo. Non è che stai a guardare. Sì, anzi, questa parte non ce la faccio, tira, mi spinge, però almeno mi muovo un po'. Ma sì. Vado a ritirare, piove? Sta iniziando a piovere.